eventi collaterali promossi a margine della mostra Terra. Questa sera appunto l'occasione è quella della presentazione di un testo, che è un testo molto importante, sono una raccolta di scritti di Enrico Crespolti dal titolo appunto Burri esistenziali, che racchiude un po' tutto il pensiero del critico appunto di Enrico Crespolti attorno alla figura del maestro appunto Alberto Burri. Il volume è a cura di un giovanissimo storico dell'arte, Pietro Nicoletti, giovane ma già con un curriculum importante, insomma. Accanto appunto a questo dialogo che spero si apra attraverso questo tavolo, abbiamo invitato a partecipare altro appunto gli autori Enrico Crespolti, Luca Pietro Nicoletti, il professor Marco Tonelli, che appunto darà un proprio contributo sulla lettura e l'illustrazione dei testi di Enrico Crespolti. Porto il saluto di Vittorio Rubio Grandi, l'ho incontrato stamane a Pesaro, ho avuto modo di conferire con lui, si scusa per non essere presente, però ci ha lasciato un documento scritto che poi in realtà si è trasformato in un documento, in una lettura appunto di questo documento, dunque è diventato un audio che potrete sentire dopo. Io direi molto brevemente di passare la parola proprio all'autore del libro, Luca Pietro Nicoletti, che si introduce il tema. Dopodiché magari proseguiamo a step. Certo, lui illustrerà poi. Certo. Allora, Luca, sei stato chiamato in causa. Non mi prendo troppo bene in questa operazione. Come va detto, questo libro è il secondo volume di una collana nata quest'anno, la collana si intitola Biblioteca Passarè ed è dedicata, diciamo, è promossa dalla Fondazione Alessandro Passarè di Milano, che nasce in omaggio a un medico collezionista milanese, che nasce collezionista di arte contemporanea e poi si scopre a una infatuazione divorante degli anni 50 dell'arte africana, per cui è una collana che cerca di rispecchiare gli interessi di questo collezionista morto nel 2006 e prende spunto da quello che si trovava nella collezione per riattivare per dare dei nuovi contenuti di studio. Questo è il secondo volume, il primo è stato un libro molto bello di Mariella Milan sui protocalchi degli anni 60 e questo secondo volume ha due ragioni. Intanto perché nella collezione di Alessandro Passarè si trovava uno dei più bei burri dell'inizio degli anni 60. L'occasione che ha dato il là per fare questa operazione è stato intanto l'omaggio a un grande maestro e soprattutto in occasione di un centenario importante, di un anniversario importante, e dall'altro in omaggio a un secondo maestro che è Enrico Crespolti e ha una voce dissonante rispetto alla critica, rispetto a un certo tipo di critica, a un certo modo di leggere il percorso di Burri. Per cui pensavo che queste c'erano tutte le premesse per poter fare questo doppio omaggio di cui io sono particolarmente contento. Io non sono un allievo accademico, di anagrafe accademica di Enrico Crespolti. Crespolti è un maestro di lezione che ha fatto scuola anche per molti che non sono stati suoi allievi diretti. Per cui questo libro ha anche questo valore che mi fa molto piacere. È un libro che si divide sostanzialmente in tre parti. Da una parte c'è un dialogo che riannoda un po' le fila di tutta la storia, questo rapporto fra Crespolti e Burri, ed è un dialogo attuale, un dialogo fatto tra 2013-2014, e poi c'è questo lungo tranquillo critico che dal 1957 arriva fino a pochi anni fa. Per cui è un libro che secondo me ha degli aspetti interessanti da più punti di vista. Intanto per la lettura che dà di Burri, questo Burri legata all'esistenzialismo, la prima voce che mette in relazione il pensiero di Sartre con la pittura di Burri, e dall'altra
di lavoro di Gli Sporti, cioè non è un unico libro e non è neanche una raccolta di scritti sparsi, è un taccuino che va per messa a fuoco progressive. Leggendo il libro si vede che ci sono argomenti che nascono nel 57 in luce e poi proseguono e continuano a dare a produrre senso, ad approfondirsi nel tempo. Forse dentro questo libro ci possono essere altre un'ulteriore divisione, c'è una parte forse epica di questa storia che va dal 57 al 62, quindi fra due date molto importanti sia per Boris sia per il percorso degli Sporti, tra la prima mostra Vedova con Burri, Morlotti Vedova del 57 e, cosa che non va dimenticata, la prima retrospettiva antologica di Burri che è organizzata dagli Sporti all'Aquila all'interno di Alternative Attuali. E questa forse è la parte più epica della presa di posizione di Gli Sporti nei confronti di Burri. Il 62 è questa data di cesura, la data delle plastiche combuste. Da questa data in poi, diciamo, accanto al critico entra lo storico, per cui diventa invece una lettura storica del percorso di Burri. È un percorso che si ferma agli anni 60. Le letture successive sono delle letture che rimeditano su quel decennio così importante. E l'altro aspetto forse che con cui posso chiudere relativo a questo libro, e questo libro è uno di quegli esempi del metodo su cui Gli Sporti ha fatto scuola, questa idea di una lettura orizzontale. Leggendo i testi su Burri ci si rende conto che Burri non è soltanto un pittore importante perché è uno dei grandi maestri del Novecento, ma è importante perché diventa un punto di riferimento per capire un sistema di valori e un sistema artistico. Cioè Burri non è isolato, ma Burri funziona perché aiuta a capire Mannucci, aiuta a capire in parte Leoncillo, addirittura si parla di Puccini, e attraverso un termine di confronto si capisce Puccini anche perché è qualcosa di diverso da Burri. Per cui questo è forse l'aspetto più interessante. Quello che si è cercato di fare non era di parlare solo dei testi che Gli Sporti parla di Burri, ma di andare a caccia di tutte le occorrenze negli altri testi in cui Burri viene chiamato in causa, che sono molti di più anche dei testi contenuti qui dentro. Ed è quello che ci fa capire un po' di più forse questa macchina. Io penso che sia un libro che vale la pena di essere, anche un libro vincente, un libro che vale la pena di essere letto dall'inizio alla fine e permette di dare forse una presa di posizione molto netta, ma forse una lettura che dà uno scossone, un certo modo di leggere questo artista. Poi, insomma, si dà la, come dire, ogni lettura può scegliere i propri percorsi e trovare il proprio Burri o ritrovare qualcosa di risvolto che sarà anche diverso da quello che ho trovato io. Grazie Luca. Allora io, a seguito magari di questa introduzione, andrei un attimo con le parole di Rubio, manderei, così poi magari